Ciao, sono Ambra e benvenuti in questo nuovo video su tutti i prodotti make-up che acquistavo sempre e non compro più per colpa dell'età che avanza. Ciao, come state? Bentornati sul canale. Grazie davvero per avermi suggerito inconsapevolmente questa tipologia di video che può risultare davvero molto utile. Quanto è cambiato il mio approccio al make-up e soprattutto allo shopping make-up da quando avevo 20, 22, 23 anni a oggi? Davvero tanto. Ci sono un sacco di prodotti che erano i miei mai senza. Li compravo a rotazione, li finivo, li ricompravo in continuazione e che ora non compro più. All'interno di questo video vado a parlarvi di tutti quelli che ai tempi furono i miei must have e che ora non compro più. 1. I primer molto secchi. Nella fattispecie io adoravo e ve lo consiglio se avete una palpebra molto oleosa, il primer di Zoeva. Questo qui, sono anni che in commercio, costa poco, è validissimo, vi fa durare l'ombretto, ma veramente anche per 2 giorni sono bistruccate, ed è uno di quei prodotti che non riesco più a tollerare. Ho ancora una palpebra oleosa, ma si vede che con l'avanzare dell'età la mia pelle si è sensibilizzata, o meglio, si è normalizzata un pochino sul misto barra secco e tipologie di primer così tanto aggrappanti e dalla texture un pochino più secchina, che vanno a settare la palpebra, quindi a tenere sotto controllo anche l'oleosità, sono diventati per me quasi letteralmente inutilizzabili. Tendevano leggermente a seccarmi la palpebra o comunque andavano a fare uno spessore che creava delle vere e proprie grinzette sull'occhio. Io ho già un occhio con una palpebra cadente, quindi sicuramente un primer lisciante, idratante e minimizzante fa più al caso mio. Ho sostituito il primer Zoeva e Affini, che un tempo amavo alla follia, con prodotti come questi, sono tra i miei preferiti. Eye Base Primer di By Terry, delicatissimo sulle palpebre più secche o per le palpebre mature, e Urban Decay, il mio amato Primer Potion nell'edizione Anti-Age. Lo stesso discorso vale anche per ombretti in crema che possono essere utilizzati come base trucco. Ero una estimatrice, nonché una grande compratrice e consumatrice dei Maybelline Tattoo. Ricordate quegli ombretti in crema Maybelline? Li usavo come base ombretto sempre. Ecco, questa categoria di prodotto ho smesso di comprarla proprio perché risulta molto difficile da portare sul mio occhio. Creano spessore, enfatizzano delle rughe che nemmeno ho, o meno credo di non avere. Sono prodotti dalla texture troppo spessa per me. Stessa cosa vale anche per i miei amatissimi Pro Longwear Paint Pot di MAC Cosmetics. Ne vedete un esemplare che ho acquistato di recente, lo amo, è nella variante soft ocre, uno dei miei colori preferiti. Mi sono resa conto che, utilizzato su tutta la palpebra a mo' di ombretto, sfumato con il dito, va a neutralizzare bene le discromie del mio occhio, mi consentiva di farne un buon uso soprattutto in estate, ma già adesso con l'avvento del freddo, ora che la mia palpebra diventa un pochino più arida, soprattutto usato come base ombretto, questo prodotto non mi garantisce più la performance di quando ero più giovincella. E in effetti questo paint pot di MAC è ancora sulla mia scrivania, sulla mia beauty station, ma lo sto utilizzando per rifinire le sopracciglia per i lavori al dettaglio, ma un po' più lontano dalla palpebra, dove ahimè rischia di andare a essere un po' spesso o secco. Stesso discorso di texture, come base ombretto mi sentirei di farla anche con i celeberrimi matitoni NYX. Chi di noi non ha comprato almeno 10 confezioni del Milk di NYX, prodotto che non riesco più a utilizzare, crea troppo spessore, mi fa l'effetto occhio in carta pecorito, questo è un termine tecnico, segnatevelo, e non posso più utilizzarli, danno un effetto veramente bruttissimo su di me. Ho smesso di comprare o quantomeno di utilizzare le ciprie compatte, molto coprenti, effetto ultra opacizzante. Non è tanto un discorso di secchezza cutanea, perché comunque l'avrei data ai bordi del viso, avrei usato una crema contorno occhi specifica, però devo dire che con l'avanzare degli anni, dai 30 in poi, non sto più apprezzando formule di cipria troppo opache. Penso che mi incupiscano il viso, me lo rendano ingessato, pesante, tolgano quella luminosità che comunque suggerisce un indice di freschezza e anche, perché no, di giovinezza. Per la mia base viso preferisco cipria in polvere libera, o qualora vado a utilizzare ciprie compatte, ho l'accortezza di scegliere effetto semi glow, quindi che abbiano una perla di luce all'interno in modo che rifranga la luce, di a questo effetto con viso impacchettato e viso di calcestruzzo, tanto per intenderci. Questo è un esempio della mia cipria più acquistata quando ero una giovinotta, la amavo alla follia, ora risulta troppo pesante per me o comunque non rispecchia più i miei gusti attuali. Non compro più, non uso più, non li voglio vedere neanche alla porta i fondotinta compatti. Da ragazza ne ero una consumatrice pazzesca, che le loro formule fossero in crema o in polvere
io utilizzavo soprattutto per il liceo, perché era molto molto facile utilizzarli, i fondotinta compatti. Dubito mi stessero bene e li stendessi come potrei stenderli ora, però diciamo che è una categoria di prodotto che non rispecchia più i miei gusti. Ero un'estimatrice del fondotinta compatto di The Body Shop, non so se ve lo ricordate. Amavo il Vichy Derma Blend e ne mettevo delle quantità industriali sul viso, nonostante non avessi tutti questi problemi di acne o imperfezioni cutanee da coprire, ma mi ci facevo letteralmente il bagno. Insomma, se c'era un fondotinta compatto, prepotentissimo, ultra coprente, ultra opaco, anche meglio, ero appagatissima. Ora ragiono proprio al contrario, preferisco che si vedano delle imperfezioni sottocutanee o delle discromie, ma voglio un fondotinta effetto nude e possibilmente luminoso. A proposito di fondotinta ultra coprenti e ultra opache, ero una consumatrice assidua e incallita del MAC Studio Fix. Ne ho avute decine di barattoli. Questo era uno dei miei fondotinta costosi preferiti. Effetto ultra opaco, creava comunque spessore sul viso, mi dava una coprenza di cui non avevo neanche bisogno. Questo finish molto ingessato, che non andava comunque a combinarsi alle esigenze della mia pelle, che era mista, più tendente al grasso forse all'epoca rispetto a ora, ma era comunque una pelle che non necessitava di un fondotinta ultra opaco. Per dirvi quanto sono cambiati i miei gusti, se di casa MAC compravo lo Studio Fix, ora un fondotinta di MAC che rispecchia i miei gusti e le mie esigenze è il Face and Body, ad esempio, oppure fondotinta MAC Studio Water Weight, che è ancora più leggero, ancora più inconsistente. Un'altra cosa che non compro più, ho preso appunti per questo video, sono le ciglia finte extra. Allora, diciamo che un po' è calata la mia palpebra, un po' i miei gusti si sono anche raffinati, perché diciamocelo, a 18-20 anni stanno anche bene i prodotti make up un po' più estrosi, eccetera, anche se, e qua ci tengo a precisarlo, questo video, come in tutti i miei video, posso darvi un parere personale, posso dirvi il mio gusto personale, ma se a voi piacciono le ciglia finte con le piume lunghe 15 cm, continuate a metterle anche a 85 anni, perché dovete stare bene voi, vedervi più belle voi con il make up. Io sono un po' contro le regole, se non a quelle che ci detta il nostro gusto personale quando ci guardiamo allo specchio. Tornando a noi però, non compro più ciglia extra perché andavano a chiudermi troppo lo sguardo. Poi diciamo che quando ero più giovane, ovviamente, andavo nei negozietti dei cinesi o comunque online su siti cinesi, quindi mi compravo queste stecche di ciglia che erano veramente fatte in modo grossolano, non erano ciglia di qualità, quindi erano più rigide, erano tendenzialmente super lunghe, super voluminose, non erano realizzate con una qualità alta. Adesso sulle ciglia finte, anche se le metto poco, mi oriento su modelli che vanno a stare meglio sul mio occhio, sulla mia palpebra, che ha iniziato leggermente e anche carinissima, oserei dire, a calare un pochino, soprattutto quella di destra. Quindi scelgo ciglia finte più corte, più naturali, penso siano più eleganti e non vadano a involgarirmi lo sguardo, ma soprattutto non vadano a chiudermelo ulteriormente. E se non riesco proprio a utilizzarli, correttori compatti o correttori comunque dalla texture ultra pastosa, riesco a malapena a stenderli e poi mi segnano, mi seccano. Insomma, ragazze, questi non li compro più. Sapete che suggerisco anche alle amiche che hanno passato i 25 o comunque i 30 anni di utilizzare correttori fluidi. Ne esistono di coprentissimi, ma sicuramente sono molto più gestibili, più facili da stendere e anche più belli da vedere. Ero una fan sfegatata del correttore compatto di Color Caramel, ad esempio, del MAC Studio, che non riesco a più utilizzare se non sul viso, del correttore compatto di Kiko, che andavo a utilizzare sotto il contorno occhi come se piovesse. Per me ora è impensabile utilizzare questa categoria di prodotto, ben vengano i miei correttori fluidi. Altra cosa che non compro più e non utilizzo più è la terra troppo fredda. Qualche anno fa, ma fino a pochissimi anni fa, avevo questa mania della terra da contouring super super fredda, che mi ingrigiva il volto, mi scuriva troppo i lineamenti, me li rendeva più cupi, più marcati. Utilizzavo terre da contouring grigie, mi incupivano, mi invecchiavano, mi spegnevano, non lo farei mai più. Ora amo delineare i contorni del viso magari con una terra a base fredda, ma non grigia. Poi vado sempre a riscaldare i bordi del mio viso con un bronzer, possibilmente dall'effetto semi sheer, quindi traslucido, che dia questo effetto baciata dal sole, prodotto diffuso, base non troppo polverosa, quindi non troppo appesantita. Non amo più i blush
ultra opachi. Anche oggi sto indossando un blush opaco, è di Bobbi Brown, è uno dei miei colori preferiti, ve lo lascio qua sotto, ma è un semi opaco, quindi la base opaca non contiene glitter ma una perla di luce che vi dà questo effetto 3D incarnato radioso, non mette in rilievo i pori dilatati, le rughette se le avete, soprattutto non vi ingessa il viso. Questo di Deborah era uno dei miei blush preferiti, li ho presi, finiti e ricomprati almeno 2-3 volte, avevo penso tutte le varianti di colore, la mia preferita era paprika, guardate mi ricordo anche il nome. Non riuscirei più a sopportare blush così tanto opachi perché penso vadano a togliere freschezza al volto, vadano a incupire immediatamente. Fatemi sapere se questa è anche la vostra percezione. Sto optando da qualche anno per i blush dal finish più luminoso, che siano satinati oppure che abbiano una texture in gel o liquida. Non utilizzo più illuminanti di bassa qualità, quindi con una texture molto spessa, grossolana. Mi avete visto anche di recente utilizzare degli illuminanti magari a buon mercato, presi da siti cinesi o di Make Up Revolution stessa, di alcune linee più economiche, e voi stesse mi avete detto: Ambra, ti segnano i pori dilatati, ti incupiscono tantissimo, ti involgariscono tantissimo. Anche sull'illuminante cerco di stare molto attenta alla formula, che sia zero spessore, effetto bagnato, super specchiato, intenso, ma che sia un illuminante di buona qualità, quindi con una texture molto molto fine, super naturale, non granulosa, senza spessore. Ebbene ragazze, queste erano le cose che per colpa dell'età che avanza ho smesso di utilizzare. Spero che questo video possa avervi divertito, ho fatto tornare in mente i ricordi dei tempi che furono, con tanti tanti prodotti che noi abbiamo amato. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video e l'augurio sempre il solito: non scordate di starmi bene.